parola che oggi un giovane indigeno, insomma un giovane storico, debba in qualche modo recuperare. E la coerenza di un critico, a che tempo appunto negli anni 50 fino al 67, quando appunto si consuma quella che Massimo Durante ha chiamato, sembra pure la rottura con Burri. In realtà io non la vedrei come una rottura, come una frattura, ma semplicemente come la coerenza di un critico che si rende conto che il percorso fatto assieme all'artista che fino a quel momento ha, diciamo, appoggiato, in qualche modo ha attuato uno scambio, un dialogo gravido anche di proposte, di proposta critica chiaramente, si rende conto che da quel momento in poi una linea si è rotta e forse qualcun altro avrebbe tutto sommato, forse mantenuto, no? Sarebbe andato avanti in questo percorso. E Crispolti non l'ha fatto e credo che questo qua sia veramente l'insegnamento di quella che è l'etica, quella che è la morale del critico. Cioè, arrivare a un certo momento e dire va bene, basta, cioè, non possiamo più andare avanti, siamo in due percorsi ormai diversi. Credo che questo forse oggi manca ed è il grave problema che dovremo affrontare e che insomma la nostra generazione si trova ad affrontare. Il come è una scoperta metodologica anche, che però Crispolti appunto nella sua lunga carriera ha fornito degli strumenti, perché anche dicevi appunto no, oggi ci diamo la stretta di mano che già è un atto in qualche modo di arte, come riusciamo in qualche modo a renderla critica. Però è vero anche che ci sono stati degli insegnamenti, Volterra 73, ad esempio, anche nell'arte sociale, oppure che eravamo a Gubbio, le esperienze di Gubbio del 74, 76, 78, se non erro, che in qualche modo presagivano anche un'evanescenza, tutto sommato, dell'arte, un'arte sociale. Credo che lì ci siano delle chiavi che potrebbero essere riapplicate anche oggi, non lo so. Chiaramente la ricerca è aperta e credo che sta un po' alla nostra generazione anche trovare degli strumenti.